San Giuliano di Susa, nella notte di domenica 6 ottobre, in area San Giuliano di Susa, al fine di impedire le procedure di esproprio dei terreni, circa 150 attivisti appartenenti all'area antagonista e al movimento NoTav, molti dei quali travisati, nel corso di un'iniziativa di protesta hanno lanciato sassi, artifici pirotecnici e bombe carta verso la polizia, creando barricate e dando alle fiamme ammassi di legname nei pressi dello svincolo autostradale sulla SS25, causandone la temporanea chiusura della viabilità. La Digos della Questura di Torino ha già identificato 11 persone appartenenti al centro sociale Ascatasuna e al movimento NoTav.